E forse nell'idea di stadio polivalente per un luogo di spettacolo e di sport, rispettando la decisione della società Cagliari Calcio di poter più giocare altrove, ma che a noi farebbe piacere potesse giocare all'interno della Santeria, ripensare uno stadio e tutte le zone attorno, persino con un collegamento attraverso i canali Terramaini, con una valorizzazione del lungomare che sorgerà a breve, con degli spazi recuperati all'interno dello stadio per anche società minori, pensate a quanti spazi potrebbero essere utilizzati, dal pallone agli spazi sotto le tribune per ospitare sedi di associazioni sportive che noi oggi finanziamo e che pagano affitti in immobili privati e che potrebbero trovare ospitalità in spazi del comune anche all'interno dello stadio Sant'Elia. Sempre all'interno di questa visione politica si orientano i progetti futuri circa l'utilizzo appunto dello stadio. Tale politica si basa sulla convinzione che lo sport, lungi dall'essere un mero intrattenimento, concorre allo sviluppo non solo motorio, ma anche affettivo e sociale dell'individuo e che quindi si debba garantire l'accesso il più diffuso possibile alla pratica sportiva. Oggi l'ASL, cosa che prima non doveva fare, non era nemmeno attrezzata in termini di spazi, ha segnalato, già qualche mese fa, l'urgenza e la criticità di un settore, quello relativo alla cura e all'assistenza per quanto riguarda l'obesità infantile, che i nostri padri, i nostri nonni non hanno conosciuto. Oggi è tale la preoccupazione dell'ASL rispetto a costi che causano sui bambini un domani problemi dalle questioni ovviamente della colonna vertebrale a tutto quel che riguarda il sistema e persino gli organi vitali, una compromissione tale che le spese, i costi della sanità pubblica per intervenire laddove si potrebbe intervenire oggi con politiche alimentari, come ho detto, e con la pratica, l'incentivo alla pratica sportiva fin dalle elementari, potremmo correre ripari per costi del domani e per sofferenza per tanti bambini che oggi hanno problemi di questo tipo. Appunto, lo sport per tutti, di evidente rilievo sociale, persino come momento che possa strappare, soprattutto gli sport di squadra nei quartieri periferici, i bambini, i ragazzi al disagio, all'emarginazione e alla solitudine. Ecco perché un altro obiettivo che ci poniamo è quello di elaborare e mettere in atto la conferenza, gli stati generali dello sport. Su questo punto siamo all'anno zero, quasi niente è stato fatto e quel che si è fatto riguardava solo la distribuzione con criterio prevalente insufficiente di contributi, sia in termini di contributi finanziari che delle attrezzature sportive. Un'uguale attenzione verrà rivolta a sostegno alla promozione dello sport per i diversamente dotati e per gli anziani, normalmente esclusi da qualsiasi iniziativa, e gli interventi sulle strutture comunali. Ricordo oggi che la piscina di Terramaini consuma più del Rio dell'Amazzoni ed è bene che consumasse un po' meno e fosse aperto un po' di più. Cagliari produttiva. L'assessorato alle attività produttive non dispone di una polizia non aria con cui concertare le azioni di informazione. Pensiamo agli ambulanti, la sospensione del piano delle aree del commercio su aree scoperte, approvato sul fine della scorsa consigliatura, è stato un atto dovuto. Eppure vogliamo rivederlo. Avremmo voluto mettere subito a bando gli spazi pubblici, affrontare il problema pluriennale, mai risolto, dell'abusivismo. Viale Trento ne è un esempio, e così come indicato altri esempi sono quelli indicati anche di recente da tanti consiglieri, anche dell'opposizione presenti in auto. Invece dobbiamo fare i conti con un nuovo strumento pianificatore, cercando di rispettare i tempi promessi, perché tutti gli operatori possano finalmente lavorare nella legalità. Lo sviluppo economico inizia soprattutto da un'organizzazione di città. È difficile pensare che un comune moderno, non governi un'importante risorsa come il suolo pubblico, non conosca quanto abbia dato in concessione, quando scadono le concessioni in essere e quali debbano essere le modalità di rinnovo. Dobbiamo partire dalla riorganizzazione dei servizi alle imprese, dalla concertazione con le associazioni di categoria, dalle sinergie necessarie perché Cagliari possa migliorare il suo sistema produttivo. Una riflessione a parte merita la Fin Commission. Il Comune di Cagliari si candida ad entrare nella fondazione promossa dalla Regione Sardegna a svolgere non solo il ruolo di capoluogo di regione, ma un ruolo attivo di sostegno alle produzioni, trovando le soluzioni perché possa realizzarsi a Cagliari il più importante cineporto della regione. Tante le azioni di programma, sportelli unici moderni, l'informatizzazione di tutte le pratiche ora cartacee, sportello unico del suolo pubblico e la redazione di un testo unico dell'occupazione del suolo pubblico, rapporto tra grande distribuzione e città, e vi posso garantire che non autorizzerò in città, spero col consenso della maggioranza e dell'opposizione, nuove città mercato che mortificano e soffocano il commercio cittadino.
e attivare un tavolo di lavoro insieme alle associazioni sindacali. La nostra sfida sarà dare risposta ai commercianti e agli imprenditori. Le attività commerciali di Cagliari sono una delle nostre vetrine. Abbiamo il vantaggio di avere prodotti d'eccellenza nell'offerta commerciale e potenzialità di crescita ancora inespresse. I mercati civici poi svolgono un ruolo fondamentale nella quotidianità di molti cittadini e sempre più turisti. Sono la nostra cultura, la nostra storia, uno strumento importante per cambiare i prezzi, una formidabile attrazione per la città. Stiamo predisponendo un piano poi di comunicazione per i mercati civici, che prevede la creazione di un marchio riconoscibile e di tutte le campagne promozionali e pubblicitarie che saranno attivate. Un veicolo di promozione cittadina e turistica, per il mercato di San Benedetto ad esempio, che è inserito anche in diverse guide turistiche. Vogliamo sostenere i centri commerciali naturali, il commercio e il turismo appunto, un insieme. Ovviamente il turismo, volano dell'economia cittadina, sarà tra le nostre priorità di sviluppo. Non è finora esistito un piano strategico di marketing territoriale. Attenzione è stata riservata solo ai provvedimenti riguardanti l'organizzazione e la promozione della festa di Sant'Efisio, dalla quale sono impegnati 2/3 delle risorse disponibili. Nell'edizione 2011 sono stati spesi 145.000 euro per le tribune a fronte di 35.000 euro di incassi. Perché? Perché non è esistita una sinergia tra gli assessorati al turismo e alla cultura. E forse quei 145.000 euro, invece che essere investiti in tribune, potrebbero essere investiti proprio in un sistema di pubblicità della festa e delle altre attrazioni turistiche. D'altronde anche in altre realtà si guardano le sagre e gli eventi religiosi di maggior rilievo, persino dagli spazi pubblici e dalle finestre e dai davanzali privati. E quindi forse riprendere questo, estendendo magari il percorso, potrebbe consentire di risparmiare 145.000 euro che vengono utilizzati solo per montare le tribune per 4 giorni all'anno. Non emerge oggi una strategia uniforme di presentazione delle risorse cittadine. Vogliamo invece fare di Cagliari una destinazione turistica. Presto avremo anche per Cagliari la Destination Management Organization, cosiddetta DMO, lo strumento che già da anni molte destinazioni hanno analizzato. Fare turismo non è solo acquistare pagine sui giornali, magari quelli locali, per pubblicizzare Cagliari ai cagliaritani e la Sardegna ai sardi. Fare turismo è analisi di mercato, valorizzazione delle risorse, è capacità di attrarre e promuovere, ma soprattutto è creare economia. Solo facendo camminare insieme pubblico e privato è possibile oggi essere competitivi, appunto creando la destinazione Cagliari, riuscendo a capire noi perché dovremmo promuovere Cagliari e quali le strategie di promozione della città per comunicare meglio agli altri quali gli elementi, il valore, la possibilità di svago, ristoro, pausa rispetto ai tempi di vita di altre città da trascorrere nella nostra città. Lo stesso vale per la promozione televisiva nazionale e internazionale. Insomma, per i turisti introdurremo la Cagliari Tourist Card. Per il turista low cost e per il crocierista, 2 target diversi. Ragioneremo in modo diverso appunto circa la spesa, le ore di permanenza e le abitudini. E nostra intenzione è concentrare solo su visitcagliari.it, che oggi non è collegato però ad altri siti e non svolge il ruolo che potrebbe essere proprio di portale istituzionale unico, omogeneo e completo. Non potremmo parlare di strategie per il turismo senza considerare un sistema portuale e aeroportuale, perfettamente funzionante e inserito in una visione integrata con le politiche di enti come la Camera di Commercio, con la quale stiamo già collaborando, l'autorità portuale e la SOGAR. Insomma, dotarci di infrastrutture strategiche per poter attirare nuovi flussi turistici. Il ruolo del Consiglio Comunale, e sto concludendo, il confronto avviato nel vivo e tra le articolazioni della società cagliaritana si sposterà nella sede istituzionale competente, il Consiglio Comunale. È in questa sede che noi intendiamo, restituita nella pienezza della sua autonomia e delle sue prerogative, ulteriori suggerimenti, ulteriori indicazioni, ulteriori consigli. D'altronde che consiglio sarebbe se non desse consigli? Ulteriori proposte e opinioni critiche verranno espresse dai banchi dell'opposizione così come dai banchi della maggioranza. Dei consigli, delle proposte e delle critiche saremo ugualmente grati, contribuendo gli uni e le altre non solo alla fisiologica dialettica di un'istituzione rappresentativa democratica e plurale, ma anche e soprattutto alla comune ricerca, al comune impegno, al comune sforzo per il bene della città. Nel corso del nostro mandato, il Consiglio Comunale non sarà il terminale di processi decisionali altrove stabiliti, non sarà la cassa di risonanza dei deliberati assunti da poteri esterni, forti o meno forti.
forti che si siano. I nostri convincimenti, la nostra volontà e l'autorevolezza della Presidenza che questa sede ha inteso esprimere sono altrettante garanzie della pienezza del ruolo e dell'autonomia dell'istituzione consiliare, che peraltro ha dalla sua antica storia e nobili tradizioni. Di queste istituzioni hanno fatto parte e ne sono stati protagonisti uomini che hanno illustrato Cagliari e fatto doveroso riferimento ai 150 anni dall'unificazione dell'Italia, ne hanno sorretto e guidato il processo di trasformazione. Da cittadina di poche decine di migliaia di abitanti, orgogliosamente e talvolta arrogantemente arroccata nel chiuso del suo castello, in una città moderna, dinamica, aperta al mare, così come al suo retroterra e restante territorio dell'isola. Di queste istante di modernità, di progresso e di apertura al vasto mondo che attorno a noi fu espressione tangibile e persistente la scelta, allora non facile né scontata, dell'edificazione della nuova sede municipale laddove questa è oggi, di fronte al mare, nell'area portuale e a pochi passi dalla stazione ferroviaria realizzati pochi anni prima. La Cagliari dell'aristocrazia fondiaria e dei maggiorenti si apriva ai traffici, ai commerci, all'attività industriale e al progresso. E così fu all'epoca della ricostruzione di questo palazzo civico. Sventrato dalle bombe e dalla ricostruzione della città, al termine della Seconda Guerra Mondiale, città ridotta a cumuli di macerie, sommandosi alle macerie prodotte dalle bombe, le macerie morali prodotte dal fascismo e dalla guerra. La città di Cagliari, la cui rinascita era data per impossibile, tanto che venne persino ipotizzato uno spostamento della sede della città di Cagliari, capoluogo di regione, lo spostamento del capoluogo alla città di Sassari, volle seppe rinascere. Fu ricostruito questo palazzo e fu ricostruita buona parte della città. Sorsero nuovi quartieri in cui trovarono casa decine di migliaia di nuovi cittadini. Certo, la speculazione immobiliare e con la peggiore speculazione immobiliare le brutture urbanistiche ebbero la loro parte, ma ciò che qui ora importa e recuperare in chiave d'attualità quel volere il progresso, quel saper intraprendere, quell'ansia di ammodernamento e di apertura, quella passione civile che accumularono nel tempo uomini dal diverso sentire, di diverse estrazioni sociali e di diverse sensibilità politiche e culturali, ma ugualmente dinamici, ugualmente combattivi, ugualmente capaci di apporti straordinari di intelligenza, passione nelle cose e nei processi sociali. Noi tutti, dico, ci sforzeremo, nella consapevolezza della modestia della nostra esperienza e delle nostre forze, di porre il nostro operato nel solco della buona tradizione, tracciato sapientemente da uomini quali Ottone Bacaredda, Francesco Coccorto, Luigi Crespellani, Sebastiano De Sanai, Luigi Pilastu, Umberto Cardia, Salvatore Ferrara, Paolo De Magistris e altri ancora che hanno ben meritato di essere considerati illustri tra i cittadini e alla cui memoria ci appelliamo per ricavarne stimolo a ben operare. Su di noi e attorno a noi abbiamo detto imperversa una crisi gravissima che, come ogni crisi di proporzioni drammatiche, induce al pessimismo, alla disperazione, la cui altra faccia è la sfiducia nelle istituzioni, le cui apparazioni di tutti coloro i quali svolgono funzioni pubbliche ai peggiori, la resa morale. Questo pericolo non è meno grave dei danni prodotti sull'economia. Noi amministratori locali stiamo, di fronte alla crisi economica e di valori in atto nel Paese, in prima linea, in rapporto non mediato ma diretto con i cittadini, con le famiglie, con i disoccupati, con i giovani senza lavoro, con le piccole imprese la cui sorte è precaria. Dobbiamo saper produrre idee, dobbiamo saperle elaborare in forma di programma, dobbiamo saper decidere e dar vita ad azioni concrete. Tutto ciò è stato sinteticamente esposto, in modo sintetico non troppo, ma al tempo stesso dobbiamo saper infondere fiducia e dare, specie alle giovani generazioni, nuova speranza. Dopo la notte sorge pure il sole, la città e il paese intero hanno pure grandi risorse, prime tra le quali sono la capacità di sacrificio e di lavoro. Le risorse dell'intelligenza e della cultura, del sapere e del saper fare, stanca a noi saperle indirizzare, contribuire a che siano messe a frutto in un processo finalmente virtuoso, di azioni sorrette dal buon esempio, di convinta partecipazione, di ampia solidarietà, di giusto orgoglio della nostra identità cittadina e nazionale. Sta a noi adempiere al nostro compito con disciplina e onore. Buon lavoro per il bene della nostra città, per il bene di Cagliari.